Vaffanculo! Dannazione! È saltato giù, sta scendendo al nono piano! Al nono piano! Sì, Mike, al nono piano! Dannazione, fermati! Ho detto di fermarti, stronzo! Ma rilassati! Rilassati, rilassati! Togliti dai coglioni, stronzo! Fermo al paro! Oh, merda, Nicky! Stai fermo, stronzo! Che c'è, Nick? Hai paura delle botte? Chiudi quella cazzo di bocca! Chiudila tu, quella cazzo di bocca! Ti resterà il segno, sai? E a te che cazzo te ne frega? Perché sei scappato? Vaffanculo! Chiudi quella cazzo di bocca! Devi solo farci un nome, amico. Non avete niente contro di me. Un nome e te ne puoi andare. Non avete niente. Chris. Che cos'è questa? No, no, quella merda non è mia. Chiudi la bocca. Sembra cocaina purissima, Nick. Alzati, stronzetto. Resterai dentro per un bel po'. Lo sapete che non è mia. Nick, questa è l'agente Dally. Io sono l'agente White. E tu sei in arresto. Piacere di conoscerti, Nick. Hai il diritto di rimanere in silenzio. Allora, qual è il verdetto? Ti trovo bene. Davvero bene. Parlo del furgone, scemo. Il furgone fa letteralmente pena. Ma tu sei un fiore. Questo è il meglio che possono darci? Già, è il meglio che ho ottenuto. Fallo camminare, per il bene dell'America. A proposito di giovani americani, chi c'è nel gruppo? Ti piaceranno un sacco. La prima della lista è Cecil Washington, nota anche come Cissi. Fresca fresca di 28 giorni di carcere. Bel tipetto. Per quel che ne so, tale madre, tale figlia. E questo chi sarebbe? Si chiama Nicholas Gordon. L'aria di uno che si sente un gran figo. Eh sì, è veramente un gran figo. Poi c'è Ray Ray. Raymond Martin. È cresciuto per la strada insieme a Nick. Chi è Cenerentola? Charlotte Davis. Disagio adolescenziale. Ha acceso un falò a scuola. E perché l'hanno inserita nel mucchio selvaggio? La scuola è bruciata. Oh. Poi abbiamo Eddie Jasper. Questo non sembra per niente un duro. Non lo è. Si considera un crociato della questione afroamericana. È un po' logorroico, ma è inoffensivo. Si è solo trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato. D'accordo, ragazzi. Tutti quanti conoscete già me. Il signore che vedete alla mia destra è il tenente Harris Redding. Saremo i vostri accompagnatori in questa piccola escursione. Dove cazzo hai detto che andiamo? Non ti ha insegnato nessuno che non è educato a interrompere chi parla. Aspetta il tuo turno e bada come parli, stronzetto, capito? Nick, ascolta, siamo diretti all'Attache Canyon. Lata cazzo cosa? Ascoltami bene, fichetto numero due. Mostra un po' di RISPETTO. Altrimenti ti insegno io la buona educazione. Ehi, fratello, lo sai, ti devi aggiornare. Questa roba è retorica anni 60. Adesso basta, per favore. L'Attache Canyon, ok, ragazzi? Si trova a 200 miglia da qui. Dovremo stare lì per 90 giorni. Faremo dei lavori di restauro a una casa di accoglienza per giovani disadattati come voi. Ci sono domande? Sì. Pensa che sarà possibile chiamare a casa? Chiamare a casa per parlare con mammina? Io pensavo solo che... No, tu non devi pensare, devi solo ascoltare, ragazzina. Finché starai insieme a noi, la signorina Martinez è tua madre e io sono tuo padre, hai capito? D'accordo, forza, tutti sul furgone.
Sentitemi bene, ragazzi. Non peggioriamo una situazione già difficile. Esatto. Niente pagliacciate. Quando è che ci fermiamo a mangiare qualcosa? Io sto morendo di fame. Ci fermeremo quando io avrò fame. Ehi, ma questa carretta è sicura? E smettila di lamentarti. Ci porterà a destinazione. E forse anche indietro. Ehi, Charlotte. A che cosa pensi? Non riesco a credere di essere qui. Nessuno di voi avrebbe voluto essere qui. Ma dovete fare buon viso. A cattivo gioco è la vita. No. Che ne dici se accostiamo e mangiamo un boccone? Ci deve essere un posto un po' più avanti. Ottima idea. Fate, prendete per il culo. Che cazzo ci fermiamo a fare qui? Cos'ha questo posto che non va? Cos'ha? È un cesso. Allora perché non ci strisci dentro e fai come se fossi a casa tua? Senti, stronzo, se continui così ti garantisco che d'ora in poi mangerai con la cannuccia. Basta, per favore, statemi a sentire. Nessuno ha il permesso di allontanarsi, d'accordo? Né io né Harris abbiamo nessuna voglia di venirvi a cercare. E non voglio più discutere quest'argomento, chiaro? Allora, se dovete andare al bagno, fate pure. Poi prendetevi qualcosa da mangiare e tornate qui. Dobbiamo mangiare in macchina. Affermativo, Bella. Voglio ripartire il più presto possibile. Se non ti sta bene, digiuni. E regola numero 2. Muovere il culo. Perché? Perché è la regola numero 2. Muovere il culo. Quindi andiamo. Scusi se ho chiesto. Qualche altra domanda? Ce l'ha le mutande? Andiamo. Sì, sì. Tu non vieni? No. Non ci fermeremo più per un bel pezzo. Sto bene così, ok? Se si tratta di Ray, Ray e Nick, credimi, posso tenerli a bada. Non ho bisogno che tieni a bada qualcuno per me. È solo che non ho fame, va bene? Va bene. Fai come ti pare. Ehi, cosa cazzo stai facendo? Preparo le munizioni. Sono a corto di preservativi. Non voglio tra le palle un piccolo bastardo che tra 20 anni parli male di me. Tu pensi di combinarci qualcosa con quelle là? Sì, sì, è una gran fica. Sì, sì, è un pesce surgelato, amico. Beh, un paio di mesi in gita scolastica le faranno cambiare idea, capisci cosa intendo? E poi la signorina Martinez non è mica male. La Martinez? Sì. Ma che dici? È una poliziotta, Ray. Beh, senti, che differenza vuoi che faccia? Quando quella è nuda, non si vede. Il distintivo dove se lo appende? Ciao, Charlotte. Ciao. Dov'è Sissi? È rimasta sul furgone. Non le hai ancora parlato? Di che cosa? Qualsiasi cosa. No, mi ha malapena rivolto la parola. Perché? Non lo so, è solo che... sto cercando di capire che tipo è. Buona fortuna. Thank you.
tutto bene? Sì, tutto bene. Se vuoi il cambio non hai che da chiederlo, ok? Hai mai guidato uno di questi? So di potercela fare. Ne sono sicura. Fanculo! Cos'è stato? Niente di buono, d'armore. E adesso che cazzo succede? Siamo fottuti! Va bene, ragazzi, state calmi, per favore. Adesso accostiamo e vediamo di che si tratta. Lo sapevo. Io lo sapevo. Vado a dare un'occhiata al motore. Ok, io cerco di chiamare qualcuno, che ne so, un carro attrezzi. Possiamo avere un po' d'aria qua dentro? Il biossido di carbonio fa male. Che cazzo hai tu da ridere? Guarda che si chiama monossido di carbonio, idiota. Mi sa che tu non hai passato neanche l'esame di terza media. Tappati quella bocca di merda, stronzo! Ehi, voi due, fatela finita, per favore. Sì, certo. Ho sentito delle storie pazzesche sulla gente che vive da queste parti. Sì, anch'io. Un tizio che ha fatto a pezzi delle famiglie intere. È un pazzo che se ne va in giro con una specie di maschera di Halloween. Eh già, è pericoloso fermarsi qui a fare un picnic. Molto pericoloso. Tenete il becco chiuso e i culi inchiodati ai sedili. Che succede? Il motore è andato. Ecco, la nostra fortuna naturalmente è successo di notte. Il cellulare non prende, non c'è campo. Perché cazzo capitano sempre a me? Beh, sembra proprio che uno di noi due debba andare a cercare aiuto. Uno di noi due? Sei mai andata nei boschi? No, a dire il vero, no. Allora tocca a me. Mi piacciono gli spazi aperti. Vieni qui, che ti consolo io. State zitti! Ascolta, perché non porti i ragazzi con te? Così sarai più sicuro. In effetti mi sentirei più sicuro se fossero con me, ma per il tuo di bene. Ok, tieni il cellulare, forse da qualche parte prende, così potrai chiamare aiuto. Grandioso, se vuoi ordino le pizze. Avvertiamo la truppa. Ragazzi, rimanete vicini. Non vorrei che qualcuno si perdesse. Ci siamo già persi. Sì, ci siamo già persi, ma insieme c'è una bella differenza. Ragazzi, questo posto mi fa venire i brividi. Sì, io odio gli alberi. Non è così male. Io sono cresciuto in campagna. Non avevo dubbi. Come John Boy Walton, ve lo ricordate? Buonanotte, John Boy. Già. Una cosa del genere. Ci sono animali selvatici da queste parti? Siamo in un bosco deficiente. Siamo circondati da animali selvatici. Vaffanculo, professor. Metti giù le mani, deficiente. Mettine giù tu. Deficiente, calmatevi. Calmatevi. Sì, ci sono un paio di cose a cui stare attenti. La prima sono io. E poi ci sono orsi, coyote e magari anche serpenti. Ho una fifa blu di questa roba. Guardatemi le spalle, ragazzi. Leoni, tigri e orsi, santo cielo. Oh mio Dio. Ehi. Laggiù c'è una luce. La vedete? La civiltà, finalmente. O qualcosa che le assomiglia. Andiamo. Ehi, ehi. L'ultima cosa che vogliamo è piombare in quella casa e farci sparare addosso da chi ci abita, giusto? Sì, ma... Adesso voi tre mi seguite calmi e tranquilli senza fare casino. Non dobbiamo spaventare nessuno. Chi? Noi? Non sto scherzando, Nick. Non sappiamo chi c'è là dentro. Chiunque sia, l'ultima cosa che si aspetta è trovarsi alla porta d'ingresso quattro tizi di colore. Qui non se ne vedono mica di tipi come noi.
Proprio così, ma se fate quello che vi dico, andrà tutto bene. Andiamo. Ragazzi, mi sa che abbiamo trovato il paradiso degli sfigati. Io che credevo che il mio quartiere fosse brutto. Ragazzi, state zitti. Non dobbiamo spaventare queste persone. Ci serve il loro aiuto. Avanti, andiamo. Ehi, c'è qualcuno in casa? Grandioso, non c'è nessuno. Beh, senti, io dico di entrare lo stesso. Scordatelo, Nick. Ma che ti prende, amico? Siamo bloccati qui, che cosa cazzo dovremmo fare? Già, ha ragione, non è mica svaricare la casa, no? Dobbiamo solo fare una telefonata, tutto qui. Aspetteremo, prima o poi torneranno a casa. Già, prima o poi. Questo posto sembra un deposito di immondizia. Come facciamo a sapere se ci vive qualcuno? Mi pare evidente, le luci sono accese, no? Voi restate qui, io vado sulla collina a vedere se c'è un po' di campo. Quest'affare è una baracca. Quello è proprio scemo. In questa zona non ci sono ripetitori. E tu che ne sai? Cazzo, fa un freddo cane qua fuori. Hai ragione, Ray. Io non voglio stare qui a congelarmi il culo. E allora cosa vuoi fare? Sono tutte stronzate, amico. Non me ne frega un cazzo, io entro. Lo vedi come si fa? Oh, Cristo. Merda. Siamo nel bel mezzo del nulla. Fanculo! Merda. Dove cazzo è la luce? Sentite, ragazzi, state andando troppo oltre. Guardate che Reddin si incazza. Fatela finita. Avanti, amico, sbrigati. Che succede? Dov'è Ray Ray? Eddie? Dov'è la luce? Dove cazzo è? Cazzo hai fatto, brutta troia? Non ti avvicinare o fai la stessa fine del tuo amico. Far portare via due cadaveri è lo stesso che farne portare via uno. E nel caso fanno un viaggio per tre. Si calmi un attimo, signora, le posso spiegare. Cristo, è ancora vivo? Lascialo stare. Cosa? Potrebbe morire. Mi ascolti. Voi avete violato la mia proprietà. E questo le darebbe il diritto di sparare. Dio mi ha dato questo diritto, ma il piacere è tutto mio. Puttana! Non dire che non ti ho avvertito. Non deve andare così. Non toccare i miei ragazzi. È il modo del cazzo di risolvere un problema.
Porca puttana. Non muoverti, resta fermo. Fa male. Lo so, lo so. E ora che cosa facciamo? Dobbiamo tirarlo su, avanti. Ok. Vi ricordate la strada? Sì, penso di sì. Ma tu che fai? Io resto qui ancora un po'. Credo se in casa c'è un telefono. E se non c'è, vado a chiedere aiuto da qualche altra parte. Ma voi andate. Andate via da qui. Volevamo solo fare una telefonata. Non dovevamo lasciare Redding lì da solo. E chi se ne frega? Ci ha detto di andarcene. E poi sa badare a se stesso. Hai visto come ha fatto saltare la testa a quella puttana? Non ha bisogno del nostro aiuto. Che cosa diavolo è stato? Era un altro colpo di pistola. Volano più pallottole qui che al centro di Harlem. Cristo, Redding è lì. Dobbiamo tornare indietro. Ascolta, non possiamo fare più niente per lui. Questo non lo sappiamo. Senti, io non ci torno lì, ok? Quando sento degli spari, il mio corre in direzione opposta. Ok? Adesso andiamo. Signorina Martinez, pensa che i ragazzi abbiano trovato qualcosa. Dovevamo restare sulla strada. Ci avremmo messo di più, ma sarebbe stato più sicuro. Credo che resteremo qui tutta la notte. Sì, lo credo anch'io. Senti, perché non ti stendi e ti riposi un po'? È inutile restare svegli tutte e due, no? Sì, ha ragione, ma io non riesco a dormire. Lo so, però forse è meglio... Ehi! Arriva qualcuno! Chi è là? Siamo noi! Che cosa diavolo gli è successo? Una pazza gli ha sparato! Oh mio Dio! E come sta? È ridotto male, molto male! Avete trovato aiuto? Aiuto? Le sembra che abbiamo trovato aiuto? Hanno ficcato una pallottola in culo a Ray Ray. Ecco l'aiuto che abbiamo trovato. Abbiamo bisogno di un medico, di un telefono. Abbiamo bisogno di pistole. Abbiamo bisogno dell'esercito. Dov'è Redding? Ci ha detto di venire qui ed è andato a cercare un telefono, ma non penso che l'abbia trovato. Sono maledetti boschi. Dove è la luce? L'emorragia si è fermata. Cazzo! Dobbiamo cercare un ospedale. Sì, ma dove cavolo andiamo con questo furgone? Magari ci sono altri pazzi come quella in giro. Lasciateli venire. Non è il momento di farsi venire le palle d'acciaio. Probabilmente hanno ucciso il mio compagno. Probabilmente uccideranno anche noi. Lascia che si avvicinino, cazzo! Ascolti, se è così che la pensa. Che cosa vuoi fare? Assumo il comando. Ma sei diventato pazzo! E lei? Signorina Martinez, la prego! Sto bene. Adesso sto bene. È solo che Redding è il mio. È il suo uomo. Sì. So come si sente, ma adesso non è il momento di pensarci. Ce ne occuperemo dopo. Adesso dobbiamo sopravvivere. D'accordo? Dov'è la luce? Ragazzi, camminiamo da più di un'ora. Io non ce la faccio più, sono stanca. Continuate a camminare. Non possiamo fare altro. Come sta, Ray? Tiene duro, ma io sono a pezzi. Già, questo ragazzo è pesante. Sentite, siamo tutti stanchi. Non possiamo fermarci per qualche minuto. Ok. Avete ragione, ci fermiamo. Oh, grazie. Ma solo per 10 minuti. Senta, perché non si riposa? Anche lei sarà stanca, no? Io non mi fermo finché non saremo fuori di qui. Dio, sto congelando. Già. Possiamo accendere un fuoco, per favore? E da chi poteva venire questa proposta? Ehi, lasciala perdere. Tutti abbiamo i nostri scheletri negli armadi. Sì, ma io non voglio diventarlo. Sei un idiota. Se accendiamo un fuoco, possono vederci. Sentite, se devo morire, voglio morire al caldo. Dove cazzo stai andando? A fare una pisciata. Devo chiederti il permesso? No.
Ehi, guardate laggiù. C'è una luce. Grazie a Dio. Un bagno al chiuso. Fermi, non così in fretta. Non voglio farmi sparare addosso. Siamo intesi? Facciamo le cose con calma. Vado avanti io. Nick, guarda che questo non è un gioco. Lo so, è quello che dico anch'io. È guerra aperta. Non muoverti, ok? Non voglio farti del male, ma non ti muovere. Senti, signora, non voglio problemi. Mi serve solo aiuto per il mio amico. Sei venuto nel posto giusto. Tu e i tuoi amici siete benvenuti nella mia casa. Entra, mio caro, entra. Di essere infreddolito e stanco. E sarà meglio portare dentro anche il tuo amico. Sono Kaja Bussim. Salve, io sono Denise Martinez. Mi dispiace molto se siamo entrati in casa sua in questo modo, ma siamo disperati. Sì, capisco. Ha un telefono, per favore? No, mi dispiace. Ha una macchina. Dobbiamo assolutamente cercare aiuto. No, mi dispiace. Non ce l'ho. Ascolta, il mio amico Ray Ray è ferito gravemente. Morirà se non facciamo qualcosa. Puoi aiutarlo oppure no? Lo posso aiutare se vuole restare con noi. O lo posso aiutare se vuole andarsene. In ogni caso, posso essere utile. Che cosa sta facendo? Credo che sia voodoo. Cosa? Voodoo. Voodoo? Ma che stronzata sarebbe? Non lo so, alcune persone pensano che possa guarire. E lei è una di quelle? Ascoltatemi, non abbiamo altra scelta al momento. Allora, lo puoi salvare? Posso provarci. Sarà meglio che tu ci riesca. Non perdere il controllo, non mi toccare! Ok. Quello che tieni in mano è diventato improvvisamente molto pesante. Non è così. È un carico troppo grosso. Molte persone nel tuo passato turbolento hanno portato questo peso. Mettila giù, amico mio. Adesso mettila giù. D'accordo, ragazzi. Lasciamola in pace. Come sta? Sta riposando. Se la caverà oppure no? Non lo so, dipende da lui. Sai cos'è la tua magia nera? Sono tutte stronzate.
È più facile non credere in niente che in qualcosa. Sì, mi sa che l'ho letto su un biscotto della fortuna. Mia nonna invece credeva nel voodoo, ma mi ha sempre detto di starne alla larga. Diceva che il prezzo era troppo alto e che si finiva male. Non so a che cosa si riferisse. Era molto saggia. Ricordo che una volta, quando ero molto piccola, mi raccontò la storia di uno spirito. Uno spirito malvagio chiamato Killjoy. Killjoy? Che razza di nome è per uno spirito malvagio? Mi raccontò la storia di un ragazzo che si rivolse alla magia nera per vendicarsi di una banda che lo perseguitava. Cercò di evocare lo spirito di Killjoy, ma non ci riuscì. E alla fine quella banda lo uccise. Ma non era finita. Killjoy resuscitò il corpo, riportò quel ragazzo in vita e lo usò per vendicarsi uccidendo tutti gli altri. Il ragazzo pensò che Killjoy fosse al suo servizio, ma in realtà era Killjoy che stava usando lui. Lo usava per uccidere e diventare forte. Insomma, dovrebbe esserci una specie di morale in questa storia. Sì, stare alla larga da questo genere di cose. Nick, dove diavolo vorresti andare? Ho solo bisogno di un po' d'accordo. Torno quando è finita l'ora delle streghe. Ci vediamo. Quel ragazzo è pieno di rabbia. Chi non lo è? Questa è davvero una bella gita del cazzo. Già, hai detto bene. Mi ci vorrebbe un tiro di quello che so io. È l'unico modo per non pensare. Riposiamoci un po', ok? Domani dobbiamo andare a cercare aiuto. Forse posso darti una mano. Hai qualcosa? Forse. E che cos'hai? Ma prima dimmi una cosa. Cosa? Non credi sul serio a quelle stronzate voodoo di cui parlavi prima, vero? Sì che ci credo, ci sono cresciuta in mezzo. Dove vuoi arrivare? Voglio arrivare a salvare Ray Ray. Aspetta, stai pensando a quello che penso che stai pensando? Non posso rimanere qui seduto e lasciarlo morire. Ma la magia nera non è una cosa con cui fare cazzate. Farei qualsiasi cosa per salvare il mio amico. Guarda che non sai in che guaio ti potresti cacciare. Lo vuoi un tiro oppure no? Che cosa vuoi che faccia, scusa? Voglio che evochi quel cazzo di Killjoy. Al resto ci penso io. La luna, l'aria, la luce e il sole. Ti preghiamo di ascoltare le nostre parole. La terra al suolo, la carne nella polvere. Ti preghiamo, Killjoy, qui devi correre. Avanti, ragazza, continua. La luna, l'aria, la luce e il sole. Ti preghiamo di ascoltare le nostre parole. La terra al suolo, la carne nella polvere. Ti preghiamo, Killjoy, qui devi correre. Sì, stai bene. Sì, sì. Che cos'hai? Sì, sì. Maledizione, stai bene? Pensavo fossi morta. No. No, sto bene. E allora? Dov'è? Non lo so. Non lo sai? Come sarebbe che non lo sai? Lascia che ti dica una cosa. Killjoy, tua nonna e le sue storie del cazzo, quella strega di colore là dentro e la sua magia nera, sono tutte quante stronzate. Lo sapevo io, me ne vado. Aspetta. E il nostro accordo? Hai detto che avevi la roba. Devi darmi qualcosa in cambio. Beh, forse possiamo metterci d'accordo. Che ne dici?
Quelli non tornano. Gliel'avevo detto, li avevo avvertiti che è pericoloso qua fuori. Siete tutti in pericolo, più di quanto non pensiate. Di che cosa stai parlando? Parlo dello spirito maligno, Killjoy. Ti riferisci alla storia della nonna che ha raccontato Sissi? Sì, temo proprio di sì. Che cosa ha a che fare una favola con la nostra situazione? Killjoy non è una favola. È reale e sta arrivando qui per tutti voi. E tu come lo sai? È stato evocato, sento la sua presenza. Charlotte, cosa c'è? Ray, qualcosa non va, vi prego, venite, fate presto. Ti sei ripresa in fretta, a quanto pare. Già, hai offerto l'incentivo giusto. È vero. Allora, tira fuori. Senti, quello che ho detto prima. Sì? Beh, è solo che... Vedi, è solo che... Aspetta. La roba ce l'hai o non ce l'hai? Tu sei un fottuto bastardo. Mi hai mentito solo per farti una scopata. Voi uomini siete tutti uguali. L'ho fatto per salvare il mio amico. Cazzo, però non ti lamentavi un minuto fa. In ogni caso, bello, tu hai mentito. Sono tornato! Che cosa vuoi? Che sensazione magnifica! Chi è? Dai, Nick, smettila di fare lo stronzo! Nick! Nick! Lasciami uscire! Ma tu chi sei? Ti vedo, sai? Ciao, tesoro! Cazzo! Vecchie sono meglio in brodo.
Dove siete stati? A prendere un po' d'aria, gliel'ho detto. Dov'è Sissi? Come? Non è qui con voi? No, affatto. Pensavo che fosse con te. Non sono il suo custode. Vuoi dire che l'hai lasciata là fuori da sola? Senta, è una ragazza grande e grossa e poi sa badare a se stessa. Non sono il babysitter di nessuno. Nick, aspetta. Insomma, gliel'ho già detto, non so dov'è. Non si tratta di questo. Ma direi Ray. Nick. Mi dispiace. È morto. Dove l'avete messo? L'abbiamo portato fuori nel cortile. C'è Kasia con lui adesso. Perché? Non lo so. Ha cominciato a dire che adesso siamo tutti in pericolo. Insomma, penso che dovremmo... Non riesco a credere che anche lei dia retta a queste stronzate. Quella strega vi ha soggiogati, ve lo dico io. Nick. Dove stai andando? Vado a dire addio al mio amico. Maledizione. Signorina Martinez, lei pensa che quando tutto sarà finito dovremo tornare in riformatorio? Non ne ho idea, ok? Cosa importa? Qualunque posto è meglio di questo. Ragazzi, andrà tutto bene, vedrete. State tranquilli, torneranno tutti. Appena sorge il sole andrò io stessa a cercare aiuto, d'accordo? È incredibile che ci sia gente che vive così. Senza telefono, senza elettricità, senza acqua corrente. È pazzesco! Oh. È roba da medioevo. Ognuno vive come vuole. Vado fuori a prendere un po' d'acqua. Mi è venuta sete. Eddie, no! Se Kasia pensava che fosse pericoloso, non sarebbe uscita. E poi è qua dietro. Lei non ha nessuna responsabilità nei vostri confronti, ma io sì. E io ti ordino di restare qui, chiaro? Faccio presto. Sento come se fossi nella piccola casa della prateria. Ah, no, qui l'acqua fa schifo esattamente come a Los Angeles. Ah, ecco l'acqua di Beverly Hills, finalmente. Ehi? C'è qualcuno lì? Sì, sì, sei tu. Dai, vieni fuori, la Martinez si sta incazzando. Sì, sì. Sei qui dentro? Avanti, rispondimi. Sì, sì. Oddio, non è possibile! Tu che cazzo sei? Basta così. Coraggio, fammi un bel sorriso. I tuoi guai sono finiti, amico. Per sempre. Sta lontano da me, capito? Oh, pensavo che i pagliacci piacessero a tutti. Se ti avvicini, giuro che ti faccio a pezzi. Oh. Calmati, calmati, amico mio. Ecco. Adesso ti rinfresco le idee. Sei completamente pazzo. Ma come? Non ti stai divertendo? No. Beh, vediamo se ti diverti adesso. Ah! Ah!
Ho la risata che uccide. Sono contenta che sei tornata. Sissi non si è fatta viva e sono preoccupata per Eddie. È uscito di casa? Sì, è andato a prendere dell'acqua, ma non è ancora tornato. Stavo per andare a cercarlo. No, non farlo. Perché no? Non posso mica abbandonarlo là fuori. È pericoloso. Ma che fine hanno fatto gli altri? È troppo tardi. Come sarebbe a dire? Ho cercato di avvertirvi, ma non mi avete dato retta. I tuoi amici sono morti e morirete anche voi se uscite da qui. Vi sta aspettando là fuori. Chi? Killjoy. Killjoy. Anche se credessi in queste stronzate, perché? Perché vuole proprio noi? Diglielo, Nick. Devono saperlo. Di cosa sta parlando, Nick? Allora? Che c'è? Io volevo solo aiutare Ray Ray. Vaffanculo, Nick! Ascolti, io e Sissi siamo andati nel bosco. Lei ha fatto una specie di cerimonia, non so altro. È tutto vero? Sì, ma non ha funzionato. Era una cazzata. Già, e allora dov'è Sissi? Senta, gliel'ho detto, non lo so. Ok, abbiamo litigato nel bosco e lei è scappata via. Poi non l'ho più vista. Ma perché non hai detto niente? Cosa dovevo fare? Non crederete davvero che questo Killjoy esista? Io non lo so se esiste. So soltanto che non so dove Sissi e nemmeno che fine abbia fatto Eddie. Non so se siano vivi o morti. Ma Cristo santo, Nick. Vuoi farci ammazzare tutti? Io non ci credo a queste cazzate del voodoo. Sapete che vi dico? Me ne vado. Aspetta! Tu non vai da nessuna parte! Sì, Nick, per favore, dobbiamo restare insieme. Andate a fanculo. Grandioso. E adesso che cosa facciamo? Preghiamo? A me sembra davvero un'ottima idea. La piccola ha ragione. Sì, sei tu? Senti, mi dispiace per quello che è successo prima, ok? Sei tu, Eddie? Amico, piantala con queste stronzate. Non è divertente, dai, non fare il pagliaccio. Ta-da! Io invece mi diverto proprio tanto, fratello. E tu chi cazzo saresti, scusa? Io? Io sono il demone che tu e la tua ragazza avete invocato. Era veramente carina, lo sai? Che fine ha fatto, Sissi? Chi? Lei? L'ho fatta a pezzi con le mie stesse mani, tesoruccio. Pezzettini. Piccoli. E adesso è il tuo turno. Il mio turno per fare cosa? Per morire. Stronzo, levatelo dalla testa, fricchettona di merda! Oh, non sparare, no. Oh, 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 oh. Ma cosa cazzo? Mancato, mancato. Ora voglio essere baciato. Vaffanculo, tanto le pistole sono roba per ragazzine. Ti toglierò quel sorriso dalla faccia. Oh, ma come non lo sai che un sorriso è soltanto un cipiglio rovesciato, eh?
te l'ho detto. Adesso è tempo di morire. Ecco. Oh, oh, oh. Cosa diavolo stai facendo, brutto bastardo? Io non sto facendo niente. La tua vita è nelle tue mani adesso. Deve fare tanto male, vero? Coraggio, amico, vai incontro alla morte con un bel sorriso. Avanti! Oh, che c'è? Fa male? Dai, coraggio, prova un'altra volta. Tu sanguini, sì che sanguini. Oh sì, perfetto. Coraggio ancora. Ah, ti è rimasto ancora un occhio, dunque vediamo che cosa posso fare per darti una mano. Oh, andiamo piccolo caro, sorridi. Le persone dovrebbero divertirsi di più con la morte. Bel ricamino, tesoro. Persi nell'oscurità, i segreti celati, noi ti imploriamo che ci siano rivelati. Persi nell'oscurità, i segreti celati, noi ti imploriamo che ci siano rivelati. Persi nell'oscurità, i segreti celati, noi ti imploriamo che ci siano rivelati. Persi nell'oscurità. Sei sicura che questa cosa funzioni? Oh, sì che funziona. Riesco a sentirlo. È vicino. Siete pronte? Sì, siamo pronte. Dammi la mano. La tua, Charlotte. Charlotte, avanti. Devi fidarti di Kasia. Lo sta facendo per noi. Sta tranquilla. Che cos'è? È lui, Killjoy. Che cosa vuole da noi? Vuole la nostra vita. E il suo potere è molto forte. Siete mie. Siete mie, belle bambine. Stai zitto! Zitto! Stai zitto! Questo è niente. Semplici trucchetti. Il vecchio Killjoy è un gran burlone. Gli piace farsi gioco delle sue vittime prima di dare il colpo di grazia. Ma staremo a vedere chi riderà per ultimo. Che cosa facciamo? Io devo affrontarlo. Voi restate in casa. Sarete al sicuro. Non posso lasciarti andare da sola. Ti ringrazio. Ascoltami bene, Charlotte. Non muoverti da qui. D'accordo? Kasia ha detto che in casa sei al sicuro. Trovati un posto dove nasconderti. No, signorina Martinez, non mi lasci sola. Ho paura. Sì, lo so, ho paura anch'io. Ma tu rimani qui, sei al sicuro. Torneremo. Tieni.
ti proteggerà. È vicino. Trova un posto dove nasconderti e cerca di non farti vedere. Tocca a me affrontarlo adesso. Fai quello che ti ho detto. Gallinella, 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 dove sei, gallinella? So che sei qui da qualche parte. Allora, dove sei, gallinella? Vieni fuori che ti mostro i miei tesori. Vieni fuori. Vieni fuori, gallinella, voglio giocare un po' con te. Vieni fuori. Vieni dal tuo galletto. Ok, Sbirro, il tuo tempo è scaduto. Dove sei? Signore degli inferi, a te io mi rivolgo. Signore della notte, della luna e delle stelle, ascoltami. Avevo deciso di tenerti per ultima. Hai fatto già abbastanza. Torna da dove sei venuto. Non posso, sai, ho delle cose da fare e persone da uccidere. Sono io! Venga, dobbiamo andare via di qui, prima che torni. Charlotte, perché sei uscita? Non importa! Avanti, dobbiamo rientrare in casa. Sì, lo so, dobbiamo andarcene subito via da qui, forza, vieni con sì, me. Sì, andiamo! Stai indietro, demonio! Non ho paura di te. Coraggio, piccola, questo è tutto quello che sai fare. Ma che succede? Stai per tornare all'inferno. Da dove sei venuto? Vediamo un po'. Quale potrebbe essere il mio ultimo desiderio? Perché non te ne vai finché sei in tempo? E ora che facciamo? Chiudiamo la porta a chiave. Sta arrivando Killjoy. Signorina Martinez, forse non sono tutti morti. Potrebbe esserci qualcuno che sta cercando aiuto. Tesorucci, sono a casa. Acci picchia, che assortimento. Vediamo che cosa c'è qui. Questo ha uno splendido profumo di morte. Fatti sotto, bastardo. Ti piace giocare duro, a quanto pare. Bene. Mi piacciono le ragazze coraggiose. Non ci arrenderemo tanto facilmente.
Oh, sì! Invece... Scusa, cara. Ma perché non cerchiamo di andare d'accordo? Non mi toccare, psicopatico da circo! Tu sei stata una ragazza molto, molto cattiva, non è vero, Charlotte? E sappiamo tutti cosa succede alle ragazze cattive. Bene. Signore dello Ancora spirito con nero, questa solfa non a te posso... mi rivolgo! Signore della notte! Sì, va bene, continua, va pure Signore avanti. Della notte, della luna e delle stelle! Ascoltami, ascoltami! Signore della notte! Sì, signore della notte, e della luna e delle stelle! Scusa, tesoro, ascoltami. Vorrei farti una domanda. Quanto dura ancora questa solfa? Tutto il tempo che serve, bastardo! Beh, potrebbe volerci molto, molto tempo, bambina. Ma vedi, io ho l'eternità davanti a me. E tu, cara? Vaffanculo! Pallosa! 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 Non te l'ha mai detto nessuno che sei insopportabilmente pallosa, tesoruccio? Fanculo! Facciamo un patto. Tu adesso metti giù immediatamente questo libro e io ti do un vantaggio di 10 secondi. Signore, che ne dici? Io ti prego, aiutami. No? Ti prego, aiutami. Ah! Il gioco sta cominciando a diventare eccitante. Perché non ridi un po' anche tu? Ah? Lasciami in pace. Ti prego, lasciami in pace. Signor Redding, mi aiuti. Io sono il re dei burloni, ragazzina. E questo è il trucco più vecchio del mondo. È inutile, non ci casco. Cosa? Lei, signore, non è nella lista degli invitati. Forse sono arrivato un po' in ritardo, ma la festa comincia solo adesso. Oh, finalmente. Aspetta, piccola, sistemo il paperino e poi torno da te, d'accordo? Ce l'hai proprio grosso, che paura! Ma cosa diavolo? Non sai che è da maleducati intrufolarsi a una festa privata? Sai che ti dico? Detesto gli spazi aperti. E detesto anche i pagliacci come te. Avanti. Molto bene, amico, eccomi. Mi stai costringendo a essere scortese con le altre ospiti. Sono qui, guarda. O almeno erano qui proprio un attimo fa. Lavati la faccia, brutto stronzo! Tu hai ucciso i miei amici, bastardo! La festa è finita, amico. Oh, signor Redding, pensavamo che fosse morto. Oh, mio Dio. Purtroppo sono arrivato tardi. Unità 12, Wisconsin Lake Salt Town. Ripeto, Wisconsin Lake Salt Town, località Blue Trees. Charlotte, svegliati. Oh, signorina Martinez, evviva! Oh, io devo dirle una cosa importante. Lui dov'è? Shh. È andato via. Ok, adesso possiamo andare a cercare aiuto. No, signorina Martinez, non è più necessario. Oh. Harris! Pensavo che fossi morto. Te l'avevo detto che sarei tornato. Non potevo lasciare la mia ragazza. Andiamocene via da qui. Signorina. Certo.
C'è una telefonata per lei. Pronto? Mamma! Sì, no, sì, sto bene adesso. È così bello sentire la tua voce. Sto tornando a casa, mamma. Sì. Unità 12, Wisconsin Lakes Old Town, località Blue Trees. Ripeto, unità 12, Wisconsin Lakes Old Town, località Blue Trees. Unità 12, mi sentite? Centrale a unità 12. Centrale a unità 12, rispondete. Chiamata urgente per Wisconsin Lake Salt Town. Qui unità 12, dite pure centrale. Quanto tempo vi ci vuole per arrivare in località Blue Trees? 3-4 minuti, capitano. Yeah, yeah. Killjoy. Killjoy 2. Coming back at ya. Watch out for those clowns, y'all. Killjoy. All of our lives, we had to push and fight, doing our time and paying our price. We made some wrong choices, we made some wrong turns, but we can't look back now. Why didn't we learn? Why, oh why, did it go down like this? We were doing our time when we started this trip. Don't ever play with that old black magic, 'cause suddenly your life could end in one big tragedy. As soon as love bloomed and we all became friends, that sick circus clown would snatch it all to end and. Why, oh why, did it go down like this? We were doing our time when we started this trip. And I was taught clowns supposed to bring us smiles. I never was taught one could take our lives. We were trying to learn how to better our lives. Was the beginning to the end to all of our surprise. We had an addict, another why, two gang-banging thugs. Let's not forget our little Miss Firebug, Miss Martinez, Mr. Redding, yeah, they rode too. And that would sum up the whole second Killjoy crew. So we loaded the bus.